Oggi si riparte con un'ottima colazione. Adesso siamo a Cascia, Santa Rita. Questa mattina è bellissima. Che basilica, raga. Abbiamo dormito proprio qui vicino. È stupendo, giornata stupenda. Anche Giuseppe sta facendo un po' di reportage, ma sono più bravo Parlato io per però. farvi dire che Guarda. ciao, ne ciao a tutti gli amici del mondo. Ciao ciao. Oggi ho i capelli piuttosto elevati. Aspetta, facciamo una foto insieme. Eccoci qui al sentiero di Santa Rita. Tutto bloccato, qua abbiamo. Adesso dobbiamo iniziare a salire su. Qua vedi Borgo Cerreto, Usigni, Cascia. E qua è una zona dove frana un po', quindi hanno chiuso le strade. Ah, top! Top, top! Stiamo proseguendo verso il percorso. Qui siamo adesso sul sentiero di Santa Rita, è veramente molto molto bello, giornata stupenda, da braccialetto azzurro, anche se questo qui sarà un percorso anche da braccialetto rosso. E che dire, top, una bella. Siamo stati accolti veramente bene a Cascia e ho scoperto un mondo che non conoscevo, anche per quanto riguarda Santa Rita, non pensavo avesse una popolarità soprattutto fuori dall'Italia. Molto bello, insomma, percorso interessante. Adesso poi qui siamo in un contesto in cui c'è anche tanta roccia. Buongiorno. Adesso addirittura siamo. Mi hanno tenuto bene però, eh! Un po' di roccia, un po' stretta. Ma che bel lavoro! Complimenti! Sì, adesso praticamente stiamo facendo un po' alla fine il percorso indietro di quello che abbiamo fatto col bus l'altro giorno. Sotto qui il fiume è fantastico. Fiume, come si chiamava? Come vedete sono anche un po' di torrette. I miei capelli sono alla Super Saiyan livello 3, livello 5 molto probabilmente domani o 4, vediamo un po'. Top. Comunque, vabbè, dai, andiamo avanti, vediamo un po' cosa viene fuori. Percorso è una favola, comunque costeggia tutto il fiume, in ripidità ha proprio il suo aspetto avventuroso e poi comunque scalda bene perché sono già in maglietta, sotto c'è solo il pelo e bene, dai, a dopo per altri frame. Ci stiamo avvicinando alla casa natia di Santa Rita. No, non è quella là, è sotto. La casa natia. Scusate l'incursione, ma c'avevo il professore che voleva correggermi, ma non è possibile. Diciamo la casa, la parte natia di Santa Rita, e abbiamo pure una caratteristica particolare in questo luogo qua, che è chiamato lo scoglio di Santa Rita. Purtroppo il percorso di Santa Rita si arriva a un certo punto che non può essere più percorso e ti mandano su questa strada qua, che non è proprio bello. Però guardate lì che si
signori, che caratteristica geologica, è pazzesco. Sopra quello scoglio lì poi c'è una chiesetta. Adesso vi faccio lo zoom. Mamma mia, ragazzi, e ci si può anche andare lassù. Adesso poi valutiamo quando arriviamo sotto se è possibile. Siamo sotto lo scoglio. Lo scoglio è quassù. Guardate che lavoro che hanno fatto qua. Qui c'è il paese natio di Santa Rita. Siamo arrivati. A piedi da Cascia, da Norcia. Pure la canzone dice: andavo a piedi da Londra a Milano. A 100 all'ora. La bella Gigo Gigo. Gigo Gigo Gigo. Che bel bastone. Ma che scendiamo un bastone. A te ti serve però, eh? Bastoncino prendiamo. Ah, ma anche per salire forse, sennò poi come scendi? Come scendi dopo? Aiuta a salire, no? Bravo! Siamo sopra. Abbiamo deciso di andare sullo scoglio. Qui il panorama è mozzafiato. La geologia qui è molto molto particolare. Qui la chiesa che vedevamo prima dal basso. Salire su non è stato facile. Eccoci qua ancora. Stiamo andando verso la natia. Poi c'è una statua. Sì, la vita è tutto un quiz. Una giornata bellissima, stupenda. Wow, ragazzi, è proprio una cosa particolarissima questo scoglio di Santa Rita. Avanti, indietro, poi cade lo zaino. Il sassone che è dietro. Ma che lo dici? Ecco qua. Sì, sta già registrando. Sì, come viene viene. Anche perché. Dov'è che stiamo andando? Io non me ne ricordo, Monte Leone. Monte Leone. Ok, sei pronto? Sì, mi faccio entrare. Mascherina. Oh, grazie. Ho subito. Non ho detto niente, io ho fatto la mascherina, Grazie, grazie. Allora, Monte Leone, 1, 2, 3, spettacolo! Oh! Vediamo che. Adesso si può riprendere. No. Rifacciamo un altro spettacolo. Sì, dopo ne facciamo altri, eh. Wow, questo è il Terminillo, potrebbe essere. Che bello però, eh. Mamma mia. Io ho fatto le scarpe. Vieni, vieni. No, posso correggere. Posso correggere, le giapponesi sono. Le giapponesi sono più che fanno foto. Sei sicuro
siamo quasi arrivati a Monte Leone, laggiù il mitico Gran Sasso.